Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Un nuovo bellissimo super episodio della carriera allenatore con il Sassuolo. La prima partita di oggi è contro il Genoa di Seppi. Avanziamo subito e nel mentre voi passate qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai canali di Brainless e iscrivetevi dappertutto. La classifica inizia a essere bella. Siamo al quarto posto, pari punti con l'Inter. Possiamo andare a prendere anche il Napoli volendo. La Juventus è più difficile, ma dobbiamo stare attenti perché la Lazio, la Roma, il Toro, l'Udinese sono tutte lì. Ma da oggi noi abbiamo il Gallo Belotti e farà 1000 gol. Usiamo la formazione titolare, ragazzi. Questa è la nostra nuova squadra e a me piace tanto. E a voi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Sono emozionato, si gioca a Marassi, un grandissimo stadio, ma soprattutto voglio vedere se Andrea Belotti è davvero così forte. In tantissimi mi avete detto che l'avete comprato nelle vostre carriere, che diventa una bestia, diventa fortissimo. E io adesso voglio constatarlo con i miei occhi. Berardi, cerca di metterla giù, bellissimo passaggio, cercare Kishna. Belotti tocca la sua prima palla, in maglia Sassuolo e lancia subito Berardi, con un'apertura incredibile, non da punta. Berardi, ancora lui, Berardi, in area, Berardi, il tiro di Berardi, non ce la fa. Ma Belotti subito importantissimo. Attenzione, c'è Belotti, adesso deve ragionare, Belotti. Ancora lui, Belotti, vede Piazza largo, loro lo serve. Adesso è partito Marco Piazza, aspetta a rinforzare i compagni, soprattutto di Andrea Belotti, proprio lui, il Gallo, la stoppa, si mette in posizione di tiro, ancora Belotti, che vince un rimpallo, la palla che gli rimane lì. Pellegrini, verticalizzazione, cercare il Gallo, che si appoggia proprio a Marco Piazza. Piazza, uno degli uomini più in forma del momento. Pellegrini, dentro da Belotti, che prende una gran palla, la stoppa, e poi dentro, ancora proprio per Pellegrini. Pellegrini, vede il taglio di De Sciglio, sull'esterno, De Sciglio arriva sul fondo, decide di metterla, dove c'è Berardi, che la mette dietro con la testa, Pellegrini. Stop! Il tiro di Pellegrini, calcio d'angolo, bellissima azione. Adesso è partito Lucas Ocampo su un motorino imprendibile, mette un gran pallone in mezzo, la palla che arriva in qualche modo al general Thomas Rincon, che con un numero salta anche Don Sa. Rincon il tiro, ancora Rincon! Palo gol, non ci credo. Che cosa è successo? Che sfiga incredibile, rimbalzata su Don Sa e gli è rimasta lì. Però che bel numero di Rincon, di Suola. Il tiro, anzi no, su Rugani è rimpallata. E poi un secondo tiro, il palo e il gol, 1-0 Genoa. Tranquilli ragazzi, c'è tutto il tempo per recuperare, però dobbiamo essere bravi. Pellegrini, palla larga per Berardi, attenzione perché si può inserire Belotti, questo è un bruttissimo fallo generale. Ah no, invece è Laxalt, vediamo cosa deciderà l'arbitro. Cartellino rosso per Laxalt, un fallo stupidissimo a centrocampo che non aveva senso su una ripartenza innocua. Bene, adesso dobbiamo essere bravi a gestire la superiorità numerica. Kishna, dentro, Belotti si appoggia molto bene a Pellegrini, Pellegrini ancora dentro, Pellegrini dentro per Don Sa, Don Sa va da Belotti, Belotti ancora restituisce Don Sa, tutti i nuovi acquisti e poi andiamo a Marco Piazza. Pellegrini dentro per Don Sa, un bellissimo corridoio, allarghiamo su De Sciglio che vuole partire, serve Kishna, dentro per Don Sa, ancora lui, chiede l'1-2 a Domenico Berardi, Berardi però serve Lorenzo Pellegrini che poi va dentro da Kishna. Ragazzi, non siamo stati pericolosissimi, non siamo mai riusciti a concludere verso lo specchio della porta, è ora di iniziare a fare meno passaggi e più azioni individuali con Don Sa, un carro armato con le gambe. Riccardo Kishna, ancora lui, può portare palla, Kishna ne ha da vendere di qualità e poi Belotti cade in area, si procura il calcio di rigore che può riaccendere tutta la partita, può mettere ancora tutto in discussione. Io direi di farlo battere proprio al Gallo, perché il nostro centravanti è appena arrivato, è titolare, deve fare gol e se l'è anche procurato. Quindi Andrea Belotti dal dischetto contro Mattia Perin. Andrea Belotti! E c'è il primo gol del Gallo in campionato! Ci porta sull'1-1 Andrea Belotti! Esultate tutti così, mettete la mano alla fronte e fate una cresta! Ha segnato il Gallo! Rigore freddissimo di Andrea Belotti che spiazza Mattia Perin dagli 11 metri in sacca! Primo gol in maglia Sassuolo per il Gallo, Andrea Belotti! E dai ragazzi, adesso ne manca uno e poi dobbiamo solamente amministrare la gara. 12 seconds later. Attenzione perché adesso c'è Leonardo Pavoletti in posizione quasi da trequartista e Denilson che vuole provare a spingere nonostante l'inferiorità numerica. Ancora Denilson sulla corsia, ci salta Nette e Denilson, ancora lui, mette un gran cross in mezzo. Non ci credo. Però Campos che segna il 2-1. Incredibile. Come faccio a prendere un gol del genere a difesa schierata? Com'è possibile? Com'è possibile? E dobbiamo rincorrere ancora una volta, il gol di Belotti non è servito a questo punto per trovare il vantaggio. E allora Berardi vuole andare dietro da Don Sa,
Ancora una volta, il Gallo Belotti. Belotti chiede l'1-2 a Don Sa. Don Sa però serve Riccardo Kishna. E poi Kishna in posizione da trequartista. Ancora Kishna. Adesso possiamo ripartire con Riccardino Kishna. È un contropiede veramente interessante. Ancora Kishna. Vuole allargare. Tutto da Piazza. E adesso è veramente un contropiede assurdo. Incredibile. Piazza va più veloce di tutti. E poi Piazza la mette per Pellegrini. Il tiro, il palo. Kishna porta vuota. Non riesce a tirare. La riprende Belotti. Belotti si gira. No, incredibile. Che azione che non abbiamo concluso. Calabria dentro per Pellegrini. Ancora Pellegrini dentro da Berardi. Berardi la deve tenere. Adesso il Genoa però è tornato tutto. E quindi dobbiamo girare la palla. Belotti. Belotti. Ancora. Il Gallo Belotti fuori. Mamma mia, che cosa non abbiamo concretizzato, ragazzi. Che cos'è successo? Mettiamo dentro anche Mbaye Niang. Rugani va a saltare e ha la peggio. La palla che rimane lì. Rugani che non riesce a prenderla. Poi ancora Rugani. La terza volta. Questa volta la recupera Niang. Niang, Belotti e Berardi. Attenzione, perché poi taglia tutto Kishna. Anzi no, è Piazza, perché Kishna l'abbiamo tolto. Piazza in area. Ancora Marco Piazza. Piazza se la porta sul destro. Cade. La palla che rimane lì. Dentro per Goran Pandev. Pandev in area al tiro. La para Donnarumma. C'è Eden Nilsson. Ancora che è imprendibile su quella fascia. Rashford la recupera e poi va dentro da Mattia Caldara, proprio che si reinventa centravanti. Dietro per Niang. Lo stop. Il tiro di Niang. La parata di Perin. E se ne va ancora una volta Eden Nilsson. Quante volte l'ha fatta quella fascia? E ci salta ancora una volta Eden Nilsson. Allunga tantissimo. È il 90esimo. Siamo entrati nel recupero. La mette e Calabria deve allontanare. Metterla fuori. Dobbiamo ripartire. Niang. L'ultima azione probabilmente. Ancora Niang. Porta palla sempre Niang. E poi va dentro da Mattia Caldara, che potrebbe diventare l'eroe per una serata. Caldara ancora in possesso della palla. Vieni, vieni, venite su, venite su. Dobbiamo batterla velocemente. Calabria, buona posizione per un cross. Calabria se la mette bene e poi la prova. Il Gallo Belotti non ci arriva per un attimo. Finisce qui 2-1. Abbiamo perso una partita assurda. È giusto così, perché ha fatto la partita al Genoa, ragazzi. Però mi dà fastidio perdere una partita in superiorità numerica. Mamma mia, che brutta cosa. Non iniziamo per niente bene questo episodio. Per niente. Comunque abbiamo tantissimi soldi che ci sono rimasti al mercato, quindi dobbiamo cercare di portarli alla prossima stagione. Quindi, dato che con tutta probabilità il prossimo anno venderemo Matri, devo assolutamente cercare di dargli tutti gli stipendi possibili. Gli diamo 402.000 a settimana al nostro Mitra Matri, così il prossimo anno vendendo dovrebbero ritornarci. Cioè, neanche Ronaldo e Messi prendono così, per farvi capire. No, davvero? Davvero? Sono così intelligenti? Ah, forse perché ho messo 2 anni. Probabilmente mettendo solamente 1 anno potrebbe riuscire ad accettarmelo. Vediamo un po', solamente di 1 anno. Nel frattempo però andiamo a giocare la partita contro il Chievo, e questa volta speriamo di fare assolutamente meglio, perché peggio era difficile. Unica nota lieta della scorsa partita è il gol di Belotti, purtroppo su calcio di rigore, quindi non così importante. Ancora Caldara, che non mi sta piacendo tanto. Vabbè, ci sta, è giovane, deve crescere, però non marca benissimo. Possiamo ripartire, possiamo uscire con Marco Piazza, che si deve scatenare. Belotti prova ad allungare la squadra. Belotti ce la fa, la prende e parte in contropiede, proprio Andrea Belotti. Belotti aspetta l'arrivo di Piazza e poi lo serve sull'esterno, una gran palla. Marco Piazza. Ancora lui, Piazza all'indietro, dove c'è ancora Andrea Belotti che la recupera. Belotti, il tiro fuori. Bellissima ripartenza Piazza Belotti, che tra l'altro ci assomiglia tantissimo. E Temai, velocissimo, un fulmine sulla fascia. La recupera Calabria, la riprende. Possiamo ripartire con Berardi. Dentro per Kishna. Kishna ancora da Belotti. Belotti ancora da Kishna. E adesso Berardi si è staccato. E quindi noi lo lanciamo. E poi Berardi, facci sognare, facci viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. Piazza bellissimo. E poi da Belotti dentro, da Pellegrini. E poi Kishna. Mamma mia come gira questo pallone. Berardi che la tiene lì. E poi fallissimo su Berardi. L'arbitro fa continuare. Kishna ancora da Pellegrini. C'è Belotti che incrocia. Kishna dentro da Belotti, che si appoggia di prima a Pellegrini. E poi ancora dentro per il Gallo Belotti, che non ci arriva. Calabria deve andare, perché ne ha. Ha tantissimo spazio. E poi Calabria vede Don Sa dentro che si inserisce, non riesce a servirlo. E però andiamo da Belotti in qualche modo. A palla che ritorna Calabria. Ancora Don Sa dentro da Kishna. Stop, tiro a giro, calcio d'angolo. Speriamo. No, la prende il portiere. Però ci manca ancora quel qualcosa in più, perché arriviamo là davanti e poi non riusciamo a fare gol lo stesso. Quindi non è il centravanti, è l'allenatore che comanda la squadra. Pellegrini prova a mettere una palla in mezzo da Berardi. Il colpo di testa di Berardi fuori di niente. Queste palle da tre quarti messe in mezzo, forti, tese, così sono pericolose. Adesso batterà Birsa con il suo mancino. Una palla a uscire dritta sul secondo palo, la prende Donnarumma, la fa sua e adesso possiamo ripartire noi. Ancora Donnarumma, cerca il lancio per Andrea Belotti. Attenzione, potrebbe essere assist di Donnarumma. La palla che è lì è pericolosa se ci arriva Belotti per primo. Attenzione, Belotti all'indietro da Pellegrini e poi dentro da De Sciglio. E poi giochiamola così, dove c'è Riccardo Kishna in buona posizione. Va dentro da Belotti, che si appoggia così e si butta dentro Don Sa e lo serviamo. Don Sa, Berardi, il tiro e c'è il gol. Che azione incredibile che abbiamo fatto. Tiki taka, stupendo. Don Sa ha dato un cioccolatino a Berardi, che ha dovuto solamente controllare e insaccare con un tiro
quasi da calcetto, quasi con la punta. Berardi, dentro la Donsà, Donsà gliela ridà. E Berardi invece no, proprio con il piattone. Ha trovato un gol splendido, strano, ma una grandissima azione. Tra l'altro con il destro, che non è il suo piede. Bello ragazzi, questo 1-0. Bello che mi piace così. E adesso che sono tutti stanchi, noi dobbiamo solamente inserire un centrocampista. Giochiamo con il falso 9. Belotti falso 9 è tutto da vedere, eh? Mettiamo dentro Gnoguri e anche Capitan Magnanelli. E standing ovation per capitano Mimmo Berardi, entra Mayen Young. Castro che addirittura infortunato riesce a servire comunque Antonio Floro Flores. E poi ancora una volta Castro, la mettono dentro, ma Donsà è incredibile, fantastico, fortissimo, piazza la tocca, ma finisce qui. Abbiamo vinto 1-0 con una fatica incredibile, ma abbiamo vinto. Sempre meglio vincere 1-0 che perdere 2-1 contro un Genoa in 10. E comunque niente, non riesco assolutamente a far rinnovare Matri con tutti i miei soldi. Attenzione perché entriamo in Europa League, 16esimi di finale, contro il Chaves, la famosa squadra con i castelli nello stemma. Ma non sarà in questo episodio perché come al solito dopo due partite ci fermiamo. Prima però di lasciarci salutiamo l'ultimo like su Instagram. Come al solito qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social network e seguitemi dovunque. L'ultimo like su Instagram è una delle mie bellissime e fantastiche foto, è di Marcus Bassal. Calcio is my life, però tifo Inter, quindi io non sei perfetto neanche te. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ho detto tutto e mi viene un infarto.